Buonasera, anche oggi ci stiamo sentendo sempre per l'aggiornamento quotidiano. Come ogni giorno, la prima notizia che do è quella che anche oggi non risulta nel comune di Lipari nessun positivo. E l'obiettivo della comunicazione di oggi è quella di spiegare meglio, sono stati già pubblicati i bandi, di spiegare meglio l'iniziativa che avevamo già, diciamo, tentato di veicolare ieri, di spiegare ieri, per il sostegno economico immediato. Ripeto, non è l'unico sostegno economico, non è risolutivo di tutti i problemi, è un primo sostegno economico che serve fondamentalmente a dare una mano alle famiglie più in difficoltà per l'acquisto di beni di prima necessità alimentari o prodotti farmaceutici, quindi per le prime necessità. Prima di questo, però, brevemente ho bisogno, diciamo, di chiarire alcune piccole questioni per poi addentrarci nell'aspetto importante di oggi, cioè quello dei bandi che sono stati pubblicati. Prima cosa che vorrei chiarire è abbiamo fatto un comunicato per questo, che è quello di chiarire, a seguito del dibattito che in tutto il paese, intendo nazione, non Lipari come paese in questo caso, si è sviluppato sulle passeggiate possibili o non possibili. Le passeggiate anche vicino casa, a Lipari, come in tutta la Sicilia, non si possono fare. Non si possono fare. Questo perché, al di là dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il nostro Presidente della Regione ha fatto una sua ordinanza, ha fatto tu una sua ordinanza, dove le vieta, e come la legge stabilisce, quando c'è un'ordinanza del Presidente del Consiglio che dà le regole generali, che dà le regole di comportamento. Poi i governi locali, quello regionale sicuramente, in alcuni casi, non sempre, quello comunale, può fare delle ordinanze a condizioni che siano restrittive, cioè può ridurre le cose, non le può ampliare, ma ridurlo sì. E di conseguenza il nostro Presidente della Regione, con un'iniziativa che io condivido al 100%, nello spirito, ha da allora, dalla sua ordinanza, vietato la possibilità, levando così il problema se l'attività è ludica, se l'attività è sportiva, se si può fare jogging, se non si può, se è jogging, se è passeggiata, 200 metri, 300 metri da casa. In Sicilia tutto questo non è possibile. Io lo ripeto, lo condivido, quindi non ce lo poniamo proprio il problema. Se possiamo fare la passeggiata con i bambini e se siamo nei 200 metri o non siamo nei 200 metri, non lo si può fare. Un altro piccolo particolare che riguarda invece un dibattito che è stato soltanto a Libera rispetto alla mia ultima, una delle mie ultime ordinanze, forse l'ultima, che stabilisce una questione riguardo ai surgelati. Allora, io non ho vietato la vendita a Lipari dei surgelati o dei prodotti refrigerati di questo tipo. Nell'arrivo a Lipari per rifornire gli alimentari. Io ho vietato, così come il Presidente della Regione ha fatto un'ordinanza più restrittiva rispetto a un determinato comportamento, io ho vietato l'arrivo della vendita a domicilio di questi prodotti. E a voi cittadini tutti spiego perché. Intanto vi voglio dire che tutte le ordinanze che io emetto, dico tutte, vengono, prima di essere emesse, sottoposte e concordate, così come la legge dice, con la presidenza della regione. C'è per questo un numero che è dedicato soltanto ai sindaci e io informo sistematicamente presidenza della regione, prefettura e protezione civile. Perché? Perché anche quando faccio qualcosa di più restrittivo, nei casi in cui le posso fare, devo verificare che siano coerenti con le ordinanze del Presidente della Regione, altrimenti sono non valide, così come è stabilito dalla legge. Quindi tutte le mie ordinanze sono comunicate e preventivamente esposte
agli organi superiori. Perché ho fatto questa ordinanza? Perché se è pur vero che la presidenza del Consiglio dei Ministri permette questo tipo di attività, se è pur vero che la presidenza della Regione permette questo tipo di attività, allo stesso tempo vietano l'ambulantato che viene fuori dal comune, perché lo spirito è quello di limitare al massimo lo spostamento da un comune all'altro. E siccome questa attività nel nostro comune viene esercitata con uno spostamento nessuna motivo particolare per limitare un'attività imprenditoriale o un'altra, ma ho un motivo, quello di difendere questo territorio, e non posso consentire che un'attività fatta porta a porta da qualcuno in un territorio, a Catania, a Milazzo, a Messina, della stessa tipo di persone, poi venga fatto nel mio territorio, perché sennò è inutile che diciamo che dobbiamo limitare al massimo i contatti e poi io consento questo tipo di attività. Quindi non è vietata dal comune, perché dal comune di Lipari, perché l'ho assimilata all'ambulantato. Questo a voi cittadini lo spiego con molta calma e molta serenità. A chi invece scrive che le ordinanze del comune di Lipari, del sindaco del comune di Lipari a Lipari non valgono niente e anticipa la sua venuta qua, posso solo rispondere anticipandogli di venire, e sarò io a dimostrargli quanto vale l'ordinanza del sindaco di Lipari a Lipari. Se ne accorgerà, visto che evidentemente anche quando si pongono dei problemi, evidentemente manca l'educazione e il modo adeguato di rivolgersi alle istituzioni. Detto questo, per quanto riguarda quindi tutte le attività che sono possibili nel nostro territorio, sono possibili le attività anche di ambulantato e anche di vendita porta a porta, quindi per esempio i pescivendoli, quindi per esempio tutti i nostri ambulanti che vendono alimentari, a condizione che siano dello stesso comune e non ci sia un passaggio tra comune e comune. E io questo, tra l'altro, lo trovo molto logico e molto anche coerente con le norme che ci sono. Altra spiegazione che vi voglio dare prima che parliamo dell'aspetto economici: abbiamo dei problemi con i tamponi. Abbiamo dei problemi sicuramente, non perché ce l'abbia il Comune di Lipari, ma io questo non lo dico per fare una differenziazione, perché ora da un paio di giorni non lo faccio, ma è sempre nella mia mente l'attività degli operatori sanitari, dei nostri responsabili dei vari settori della sanità nel Comune di Lipari, nel nostro ospedale e tutto il resto, per me è veramente da ringraziare ogni giorno, perché sono veramente in prima linea, e chiaramente parlo degli operatori sanitari del nostro territorio, e stanno facendo il possibile e l'impossibile. E quindi non è una competenza quella dei tamponi nel Comune di Lipari, ma stiamo lavorando tutti quanti insieme, quindi un problema anche di un'altra istituzione è un problema vostro, diventa anche un problema nostro. C'è un problema in tutta la provincia, credo forse in generale in Sicilia, di reperire il numero dei tamponi necessari, perché come sapete quelli che erano in quarantena da giorno 14 in poi, per uscire dalla quarantena devono fare il tampone. Questi tamponi non sono stati reperiti nel numero successivo, quindi è un problema. Quindi abbiate qualche giorno di pazienza, noi stiamo pressando per questo, i nostri responsabili sanitari stanno pressando tantissimo per questo, sappiamo che lo dobbiamo risolvere il problema, abbiate un po' di pazienza se questo sta prevedendo il fatto che rispetto alla vostra quarantena chi la doveva fare sta restando un giorno in più o due giorni in più, un po' di pazienza, perché stiamo pressando perché questo avvenga. Oggi sono stati fatti dei tamponi, ma i tamponi che sono stati fatti oggi sono dei tamponi fatti per chi era stato messo in quarantena non precauzionale, perché per esempio era arrivato fuori dalla Sicilia, ma sono i tamponi fatti per chi era stato messo in quarantena sempre precauzionale, perché era stato per esempio in contatto o aveva avuto, anche se contatti così estemporanei, con chi era
risultato positivo, stiamo parlando di quei casi di Salina. Quindi hanno iniziato con qualche tampone, stiamo tentando di risolvere e di avere prestissimo notizie per quello che riguarda gli altri tamponi che vanno fatti. Oggi sono stati pubblicati, andiamo al tema più importante, oggi sono stati pubblicati i bandi. Il bando, ci sono due bandi, uno che riguarda le attività commerciali, tutte le attività commerciali che aderiscono all'iniziativa. Io spero che aderiate tutti per dare la possibilità a tutte le persone che utilizzeranno questi buoni che verranno forniti di poter fare la spesa in ogni posto. Vi raccomando in modo particolare agli esercenti, ai commercianti di beni alimentari, quindi beni alimentari stiamo parlando di tutti, fruttivendole, pescherie, macellerie, ma soprattutto alimentari e farmacie, perché sono beni alimentari e di prima necessità, soprattutto quelle delle isole minori, partecipate a questo bando, perché così ognuno potrà fare la spesa con questi buoni senza doversi spostare all'isola, cosa che tra l'altro non può essere fatta, quindi creeremmo un problema se le persone, se gli esercenti nelle isole minori non partecipano. Quindi il primo bando riguarda le attività. Partecipate, stileremo entro domani l'elenco delle, e lo pubblicheremo l'elenco delle attività che, dove si può andare a fare la spesa. Non vi preoccupate, i bandi hanno un termine di scadenza, uno un paio di giorni, uno una settimana, ma è perché i bandi devono avere una scadenza. Ma è chiaro che se c'è un'attività che non sta partecipando ora, che gli sta sfuggendo e parteciperà fra qualche giorno, noi troveremo il modo, lo riapriremo in modo che tutti partecipino. Invece poi c'è il bando per avere un aiuto economico. Ripeto, questo aiuto economico non è l'indennità, non ci può compensare del reddito che stiamo perdendo, non ci può compensare del fatto che abbiamo perso il lavoro, non ci può compensare, non ci può aiutare per pagare le bollette, non perché su questo non stiamo lavorando e non vi daremo risposte, ma non è questo il bando, questo è semplicemente per aiutare le persone a fare la spesa. Troverete il bando sul sito del comune e vi voglio dire che questo bando, e non, siccome poi magari c'è il problema di è un sito, ora vi dico il nome del sito, ma lo troverete pubblicato, si chiama social.covid19@comunelipari.it. siccome c'è poi il problema di stampare il modulo per riempirlo, è invece un sito fatto in modo diverso, per cui chi ci accede può compilare il modello, così non deve stampare e fare un'altra email, può compilare il modello direttamente lì. Siccome ci siamo posti il problema, magari le persone più anziane, chi non ha la possibilità di accedere a questo sito, chi ha qualsiasi tipo di problema, qualsiasi, perché non può fare la domanda in questo sito, abbiamo immaginato pure un modo diverso pure di fare la domanda. Vi ricordo che queste domande arriveranno soltanto, è una procedura molto snella e molto riservata, arriveranno, non passano da nessun altro ufficio che non è quello competente, cioè vanno direttamente ai servizi sociali, tant'è vero che questo sito verrà letto soltanto dal servizio appunto dei servizi sociali. Chi non può utilizzare il sito, abbiamo fatto un accordo con tutte le farmacie, che è un luogo dove ognuno passa normalmente, e metteremo in ogni farmacia un contenitore come una buca delle lettere, per cui voi troverete anche in farmacia il modello da dover compilare, lo metterete in una busta chiusa e lo metterete in questa sorta di buca delle lettere fatta col cartone. Ci saranno da domani in ogni farmacia e ce n'è uno davanti a Piazza Mazzini all'entrata del comune, non dentro gli uffici, all'entrata, in modo che manteniamo anche la riservatezza e chi ha la preoccupazione e si sente mortificato ingiustamente, perché non c'è nulla da mortificarsi, perché una cosa prevista dalle norme, prevista dallo Stato per tentare di dare una mano a fare la spesa. Quindi, così come ho sempre detto, non ne approfittate, allo stesso modo dico non vi mortificate per questo. Potrà mettere in questa sorta di buca delle lettere
dove ci sarà scritto proprio luogo di raccolta delle istanze, senza dover dare notizie a nessuno. Ogni giorno personale dei servizi sociali ritirerà queste buste e le analizzerà. Chi può partecipare? Non è un'iniziativa perfetta, perché la stiamo iniziando ora e perché soprattutto non sappiamo quante domande ci saranno. Devo dire che già è stata fatta pure la delibera della regione siciliana, che ci dà circa 250.000 euro. Dobbiamo aspettare soltanto gli atti per vedere come utilizzarli. Nel frattempo i 108.000 euro dati dallo Stato, questi atti, oggi abbiamo fatto la delibera, sono usciti e quindi abbiamo potuto iniziare già da oggi. Chi può partecipare e che quale sarà il beneficio? Sarà il beneficio 100 euro in buoni, sono un blocchetto che vale 100 euro, ma ogni foglietto vale 5 euro, che sarà dato a ogni persona che ne ha diritto, in modo da dargli un primo aiuto per fare la spesa se ne ha bisogno. Vedremo quante domande arrivano e vedremo se dobbiamo incrementare, se ci bastano per aumentare la cifra, se abbiamo più domande di quello che ci aspettiamo, se ne abbiamo di meno. Quindi questo è un primo inizio. A chi spettano? Spettano alle persone, a chiunque, anche singola, che è nucleo familiare di una o più persone, che non ha avuto reddito, non è un problema di sedi, dichiarazione di redditi, del reddito dell'anno scorso, cioè chi il mese scorso non ha percepito nessun reddito ha diritto a un buono di questi. Poi spettano a chi ha i nuclei familiari composti almeno di 3 persone che hanno percepito un reddito, basta che questo reddito non sia superiore ai 600 euro. Cioè, se nel mese precedente un gruppo, un papà, una mamma e un ragazzo, e ora arriviamo meglio al fatto del ragazzo, che non hanno percepito 600 euro, hanno diritto, sono 3, hanno diritto a 3 blocchetti. Poi spettano al nucleo familiare che sia composto anche di un solo componente, ma che non abbia un reddito superiore ai 600 euro il mese precedente, ma che abiti in una casa d'affitto. Voglio spiegare meglio questa cosa. C'è il signor Giovanni che non ha reddito e ha la sua casa, quindi non paga affitto, gli spetta. C'è il signor Peppino che ha un reddito sotto i 600 euro, ma questo reddito, il mese precedente intendo, lo impiega per pagare l'affitto, quindi non ha i soldi per fare la spesa, e allora anche se lui ha un reddito e anche se è solo, il buono gli spetta lo stesso. A tutti i nuclei familiari che, oltre queste caratteristiche che vi ho detto, abbiano almeno un minore, non diamo soltanto un blocchetto per persona, ma gli diamo un blocchetto in più. Esempio pratico: ci sono un nucleo familiare fatto dalla mamma, dal papà e da un ragazzo che sia minore, invece di 3 blocchetti verranno dati 4 blocchetti. Voglio dire che l'incremento di un blocchetto, perché c'è un bambino, quindi un minore, è una volta sola, cioè in questo momento stiamo dando 100 euro in più a chi abbia un minore. Se nello stesso nucleo familiare ci sono 2 minori, per ora sempre uno in più gliene diamo, non gliene diamo uno ogni minore. Iniziamo così, vediamo che tipi di domande, che tipo di domande arrivano e quanti sono i casi da intervenire. Siccome nulla è perfetto e siccome ci potrebbero essere casi, perché noi non abbiamo precedenti, I nostri servizi sociali hanno un'esperienza enorme. Io li ringrazio anche per il lavoro che stanno facendo in questo momento con me. Ringrazio sicuramente l'assessore De Luca, ma ringrazio in modo particolare la responsabile, la dottoressa Schirò, che si occupa dei nostri servizi sociali. Però hanno un'esperienza per le difficoltà che c'erano prima, non quelle legate al Covid-19. Quindi
possiamo pensare che il modello che abbiamo fatto e i casi che avevamo immaginato noi non fossero completi. E allora, se ci sono delle persone che non hanno nessuna delle caratteristiche, non hanno nessuna delle caratteristiche che ho detto finora, cioè hanno guadagnato più di 600 euro, cioè hanno non hanno nessuna delle caratteristiche che abbiamo detto finora, lo stesso possono fare la domanda, ed è il caso 5, cioè lo scrivente che non ha i requisiti sopra indicati, ma comunque versa in uno stato di indigenza, cioè ha delle difficoltà lo stesso. In questi casi i soggetti di questo tipo non saranno quelli che avranno i buoni per primi, ma dovranno elencare il loro numero di telefono. L'assistenza sociale li chiamerà in tempi brevissimi e in questi casi saranno analizzati uno a uno per vedere se, anche se non hanno queste caratteristiche, per le condizioni nelle quali sono, hanno bisogno lo stesso di essere aiutati. Quindi non stiamo escludendo nessuno, dobbiamo andare per ordine, andiamo prima prioritariamente perché il nostro obiettivo è consegnarvi i buoni e i buoni vi verranno consegnati fino a casa, per questo è importante compilare il modello che è semplicissimo, dovete elencare i vostri dati anagrafici, il modello è i vostri dati anagrafici, mi raccomando il numero di telefono, perché se il modello è incompleto oppure siete il quinto caso che dovete essere contattati, allora in questo caso è importante che non vi dimenticate il numero di telefono. Dopodiché dovete elencare quanti siete in famiglia con i nomi e cognomi e sbarrare quale caso di questi siete. Anche i casi che noi non abbiamo contemplato perché non abbiamo la sfera di cristallo, ci può essere sfuggito qualcosa, possiamo non aver contemplato un caso, particolare. Allora a questo punto voi fatela lo stesso la domanda se siete in difficoltà, elencate e mettete il vostro numero di telefono e anche se non siete tra questi casi, appena abbiamo finito di distribuire, ma è una cosa che durerà 2 giorni, di distribuire i buoni di quelli di cui siamo sicuri che hanno bisogno, inizieremo a trattare a uno i casi non contemplati nell'elenco che abbiamo fatto noi. Il modello è semplicissimo, se lo fate via email dove c'è scritto firma, visto che non si può firmare compilando, basta scrivere firmato col vostro nome e cognome. Se lo fate perché trovate nelle farmacie il modello, lo mettete dentro una busta chiusa e lo mettete in queste buche o la portate nella buca, non dentro l'ufficio del protocollo, in questa scatola che troverete all'entrata del comune, e nessuno ne avrà accesso se non i servizi sociali. Noi raccoglieremo ogni giorno queste e vi porteremo i buoni a casa. Per le isole minori, visto che gli scatoli li teniamo nelle farmacie a Lipari e visto che è più difficile, non vogliamo che vi spostate. Questi modelli, se non li fate con email, li potete consegnare ai delegati e i delegati si occuperanno riservatamente in busta chiusa a farceli avere ogni giorno, i delegati del sindaco, ci sono in ogni isola, e noi li porteremo buoni, i blocchetti vi verranno consegnati dai volontari di chi si occupa del banco alimentare e invece nelle isole minori vi verranno consegnati dal delegato o dal vigile, vediamo se riusciamo a farli consegnare dai delegati, altrimenti verranno i vigili a consegnarveli fino a casa. È il sistema più semplice, poco fa ho avuto un lapsus, a Lipari li consegneranno i volontari della Caritas, è il sistema più semplice, il modello è semplicissimo, se avete dei problemi chiedete informazioni anche il numero della Protezione Civile che da domani sarà informato su tutte le informazioni che deve dare. Vi raccomando, non andate negli uffici dei servizi sociali. Perché? Perché i servizi sociali devono lavorare subito, ogni giorno che gli arrivano le domande, a preparare immediatamente le pratiche, fare i blocchetti e farveli reperire.
non ingolfate immediatamente gli uffici dei servizi sociali, perché se andate lì ognuno a chiedere spiegazione sul modulo, è semplicissimo il modulo, non li mettete nelle condizioni di lavorare, e più tempo gli facciamo perdere, più tempo ci stiamo a consegnare i blocchetti, che è una cosa che dobbiamo fare immediatamente, dico immediatamente. Se avete dubbi chiamate il numero verde, vi sarà spiegato, ma vedrete che se vedete i moduli sono semplicissimi, o via email o consegnandoveli, come vi ho detto, sarà facilissimo consegnarli. Io spero di essere stato chiaro. L'ultimo tema. Io ho fatto finora i complimenti, e lo devo dire, vi ho fatto i complimenti sull'attività, come viene recepita dal Paese, sui sacrifici che stiamo facendo. Allora, i complimenti sono finiti, perché invece oggi ho avuto una sensazione bruttissima, bruttissima. Troppe persone in giro, veramente troppe persone in giro. Io non vorrei che qualcuno si stesse cominciando a confondere qui, perché magari vede in televisione delle curve, delle statistiche, e pensa che siamo verso un momento di risoluzione. Oggi in Italia muoiono ancora 800 persone al giorno e dovete stare a casa. E quindi i vigili e le altre forze dell'ordine, che ringrazio perché stanno facendo un lavoro enorme, a cui era stato detto negli ultimi giorni anche perché sono impegnati, parlo dei carabinieri, della guardia di finanza, oltre che della nostra polizia municipale, di continuare il controllo, controllo che hanno fatto, di puntare rispetto ai casi visibili a tutti, perché c'era qualche furbetto di turno che ancora pensava di essere impunito e per questo sono stati fatti i verbali, ma di non infierire troppo perché il Paese stava reggendo bene. Stamattina il sottoscritto li ha richiamati dicendo che non va fatto più a campione, di fermare tutte le persone che sono nel corso, tutte le persone che camminano a Canneto, tutte le persone che pensano di vivere nelle isole minori e che pensano quindi di camminare indisturbate, e di fare i conseguenti verbali, perché oggi in giro c'erano troppe persone. Non rovinate tutto il lavoro che abbiamo fatto finora, tutti, con i sacrifici di ognuno di noi. In giro c'erano troppe persone. Non rovinate questo lavoro, non rovinate i sacrifici. Io so che è pesante per tutti noi. Per sdrammatizzare un po', pensate ai sacrifici anche che fanno gli altri, per esempio a mia moglie e a mio figlio. Ve lo immaginate che deve essere tenersi a me a casa a lavorare tutta la giornata? Se lo sopportano loro una cosa così pesante, penso che la potete sopportare pure voi. Hashtag alle olie si vince da casa.